dopo quello che era accaduto. Avvocato, ma queste persone, perché sappiamo che sono davvero tante le persone che sarebbero state truffate dai tre soggetti dipendenti della Maugeri, non hanno avuto il minimo sospetto, non hanno pensato che potesse esserci qualcosa di strano, pagare per avere un posto di lavoro, noi sappiamo che è un reato, ed è concussione. Certo, allora guardi, il discorso è questo, questa è ancora una volta la dimostrazione di come a volte l'esigenza di avere una certezza, di avere un lavoro, sia anche più forte del rischio che queste persone sanno di dover correre. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che per loro c'è stata un capzioso accerchiamento. Che cosa è stato detto loro? Della volontà. E che cosa è stato detto? È stato detto questo: tu sarai assunto, devi pagare questi soldi non già per darli a me, ma per seguire dei master, per seguire dei corsi. Questi corsi ti consentiranno di accedere a questa nostra struttura, alla struttura appunto sanitaria della Maugeri. Se tu non segui questi corsi non potrai partecipare all'assunzione, non potrai andare a fare il concorso per andare ad essere assunto. Quindi queste persone hanno deciso di dare una cospicua somma di denaro, 6.000, a volte 7.000, a volte 10.000. Però c'è una cosa che fa ancora di più riflettere, avvocato, perché nel corso di questi mesi queste persone che avrebbero, usiamo sempre il condizionale perché ricordiamo che c'è ancora un'indagine in corso, avrebbero inviato anche delle raccomandate a coloro i quali sarebbero stati truffati. Sì, cosa perché c'era scritto in queste raccomandate? Allora, in effetti, quando il giocattolo si stava rompendo, dovevano per forza di cose porre in essere delle azioni per continuare a trascinare questa vicenda e per evitare che esplodesse nelle loro mani. E allora ecco l'artificio qual è stato? È stato quello di ipotizzare addirittura l'invio di raccomandate fatte da Napoli, per esempio, per dare maggiore credibilità alle stesse, nelle quali si diceva a queste persone che di lì a qualche giorno sarebbero state assunte. Quindi è chiaro che di fronte a un documento ufficiale, tra l'altro su carta intestata della Regione Campania, queste persone, quando si sono viste arrivare dei raccomandati, hanno pensato che effettivamente qualche cosa si stava muovendo. Allora, poi dopo la cosa è peggiorata. Abbiamo sentito ovviamente la voce dell'avvocato. Grazie Maria, grazie, rimani con noi, vediamo se abbiamo tempo per tornare da te. Però vedo che Rosario Trefiletti scuote la testa.